L'atto conclusivo della stagione in campionato di Serie D si conclude questa sera dalla Pala Pontinia. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, finale Coppa Provincia di Latina in campo agli ordini del signor Di Sotto della sezione di Frosinone, Flora 92 e Latina Scalo. Latina Scalo, Mattarelli. La possibilità, poi un'ottima palla per Palombo, c'è dalla zona il lottino di prima, attenzione, ribattuto prima da Rizzato, poi recupera subito Billardello, mette in movimento prima Marini e poi Griscola con il mancino. Con Ruta che è andata a occupare quella opposta, il tiro da parte di Ruta, la risposta di Zappalà, Nonne, la finta con il corpo, si accentra, prova a far partire il tiro e in due tempi Zappalà con molta calma. Palombo, Mattarelli di prima intenzione, trova Bartoli, prova la conclusione, c'è Rizzato appostato, Marini apre per Mingione, prova la soluzione, c'è Bartoli, Marini parte la rincorsa, il tiro, Marini sulla sua conclusione, poi Palombo, Bartoli di prima intenzione per Mattarelli con il tacco, Palombo e poi il gol di Uccellini a sbloccare il match. Mattarelli apre per Palombo, la palla messa in mezzo, Frattarelli in mezzo, la palla per Ruta, pericolo e poi in due tempi Zappalà. Adesso palla arpionata da Toselli che ci prova, Palombo con Mattarelli, il fraseggio in avanti subito con Toselli che prova a girarsi, se ne va e poi c'è la possibilità per mettere la palla in fondo al sacco, poi Nonne, ancora Mingione, tenta di accentrarsi, il tiro, Zappalà all'ultimo istante ci mette una pezza, Billardello, Petrilli prova a far tutto da sé, il tiro, c'è Zappalà, il tiro adesso da parte di Ruta, c'è il tocco, c'è il calcio d'angolo, lo batte il Flora con Petrilli in mezzo e c'è il gol del pareggio con Ruta, va perfettamente lo schema del su calcio d'angolo, difesa piazzata, Latina Scalo battuta, parte il fischio, parte anche Mattarelli, il tiro, c'è la risposta di Rizzato, Marini per Ruta, prova il mancino e si salva Zappalà, ancora mette giù, addomestica il pallone, lo mette all'indietro, Ruta in mezzo per Marini che coglie l'esterno del palo e Petrilli controllato da Bartoli, gli soffia il pallone, poi però Petrilli riesce a mettere in mezzo sul tiro di Marini in due tempi, ancora Zappalà, possibilità di dare all'indietro per Palombo, poi subito in avanti con Uccellini che colpisce il palo, arriva il triplice fischio, si va al riposo sull'1-1 e finisce anche il secondo tempo e dopo il pareggio 1-1 si passa alla lotteria dei calci di rigore. Dovrà decretarsi la vincitrice di questo trofeo, Mattarelli contro Rizzato, parte per primo il Latina Scalo, Mattarelli, parte il fischio, parte anche Mattarelli, il tiro e la parata di Rizzato, capitano del Flora, dopo il capitano della Latina Scalo anche Billardello contro Zappalà, parte il fischio, parte anche Billardello, il tiro e c'è il gol di Billardello, parte il fischio, parte Niccolo Dalla Zanna, il tiro e il gol di Dalla Zanna, Marini contro Zappalà, il fischio dell'arbitro, Marini, la parata di Zappalà, rigore per Mattia Dalla Zanna, altro ex contro Rizzato, parte Dalla Zanna e c'è il gol di Dalla Zanna Mattia. Criscuolo per il Flora ora contro Zappalà, terzo rigore anche per la formazione borghigiana, parte il fischio
e parte Criscuolo. Il tiro, c'è il gol di Criscuolo. C'è il fischio del direttore di gara, parte Uccellini. Fuori, Uccellini fuori. Ruta contro Zappalà, parte il fischio, parte Ruta e c'è la parata di Zappalà. È la volta di Toselli dal dischetto. Parte il fischio, parte Toselli. È Fredda Rizzato per il Flora. Adesso dal dischetto va Petrilli. E finisce qui, parato il rigore a Petrilli e il Latina Scalo si aggiudica la Coppa Provincia Latina stagione 2016-2017.